anche chi è fuori, bello concentrato, da subito. Vieni sempre, quando ce la fanno i Paganini, vieni te, viene Nicola e viene il gatto. Mi raccomando, fine quattro volte, facciamo del bene, giro palla dietro, facciamo rimuovere, facciamo rigirare, facciamo rispostare. Partiamo forte, subito. Dai, siamo dentro. Oggi giocavamo con il Meroni, loro sono una squadra che mi sembra siano quart'ultimi. Voi a che punto siete la classifica? Siamo quarti a 3 punti dalla terza. Sono andato a vedere i risultati di quelle sopra, però insomma per ora è una buona classifica, siamo a 5 punti dalla seconda alla terza, sono pari merito e la prossima si gioca la seconda in trasferta, quindi sarà una partita importante. Mentre gli avversari erano ultimi a 1 punto, se non mi sbaglio. L'obiettivo di oggi è vincere come sempre. Si doveva prendere 3 punti, cioè si doveva prendere 3 punti per forza se si voleva arrivare più su. E solamente vincere, perché bisognava arrivare carichi appunto a 2 partite piuttosto e dove è importante chiave classifica. Ah, 3-5-2, se non mi sbaglio, e forse è il modulo con cui giocano meglio, quindi. E ho pure segnato di testa su calcio d'angolo. Dai, va bene, va benissimo, dai!
ragazzi, qui ce ne abbiamo di scritti. Oggi mancava, tra parentesi, ci mancava anche Vinciarelli, che domenica chiusi ha preso 3 giornate di squalifica, che secondo me gli arbitri delle volte fanno degli errori, come sbagliano i calciatori, si sbagliano gli allenatori e si sbaglia tutti quanti. È uno dei ragazzi più validi che abbiamo qui, insieme a Patrizzi, Magrini, Paganini. Cioè, sono questi che fanno un po' la differenza. Mi dispiace che, ecco, dobbiamo farne a meno per 3 giornate, purtroppo è andata così, fa parte del gioco del calcio. No, ero squalificato. Perché ti hanno squalificato? Per un fallo di reazione la scorsa partita, allora sono stato squalificato. Testardo qui ce n'è tanti, basta sceglierne uno, sono tutti testardi, sono specializzati, no, sono bravi ragazzi, dai.
giocare. Erano importanti tre punti, in classifica ci stiamo risalendo molto e cerchiamo a fare il migliore possibile, e pensando partita dopo partita sempre a fare meglio. L'importante non è guardare in avanti ma concentrarsi sempre di partita in partita. Venivano da due risultati positivi e quindi le partite non sono mai facili. Siamo stati bravi subito a imporre il nostro gioco, nei primi 40 minuti abbiamo fatto un buon calcio e sono molto soddisfatto. Bravo, va bene così, dai. L'importante è che ci divertiamo, poi giochiamo a pallone, giochiamo a calcio, una volta nei bracci ce l'hai, dai. Raga, mettiamo ora, cambiamo, è scema, è lei, bravo lei, mettiamo a dieta a tre, ma perché lo voglio vedere, 3-5-2, entra in saltello, rimonti, ci mettiamo così, tre centrali, Amedeo, Gemello e Magrini, dov'è? Fede, fai le... c'è qui dal centrocampo, dalla parte di qua, Agrimonti lo fai a destra, Paganini, Galli e Santelli, centrale, Santelli lo dico, Federico te fai mezzala a sinistra, centrale, mezzala a destra hai il Santelli, Pagà, metti davanti alla difesa, di punta gioca sempre il cortile Frizzo e il Leo, voglio che fai go, da centravanti. Va bene così. Benissimo. Benissimo. Tutti volete fare. È vero. Però si gioca per. Però ci siamo trovati. 4 formazioni offensiva davanti. Ripartono loro e non si rientrano. Allora, è giusto che si profonda, ma è giusto che si rientri in velocità. Non si fa niente. Cioè, poi cerchiamo di far go 1-2 equazioni corali che lo sappiamo fare, abbiamo fatto azioni bellissime, abbiamo già il pallone, scambi veloci, alziamo il ritmo, no? Ci cerchiamo il go a tutti, no, viene, ma poi di che sa? Cioè se vincevo 4-0 cerchiamo di giocare al pallone, no? Ma la partita, voglio dire, la dovremmo aver chiusa. Cerchiamo di provare cose che ci fanno comodo in futuro e far vedere che sappiamo anche giocare a calcio, dai, forza, non molliamo un centimetro. Dai, bravo di cuore! Ma buono! Sì.
bene, però il secondo tempo abbiamo un po' calato perché sapevamo che vincevamo 4-0 e quindi abbiamo abbassato i tempi e basta. Secondo me si è fatta un'ottima prestazione, si è fatto un buon primo tempo in cui siamo andati sul 4-0, si è chiusa la partita, poi è normale che dopo si sono abbassati un po' i ritmi, però secondo me veniamo da ottime prestazioni dopo la brutta sconfitta di San Gimignano in cui siamo presentati con una rosa abbastanza ridotta per causa di infortuni e squalifiche. Ora veniamo da 4 partite con 3 vittorie e un pareggio, siamo in serie positiva, però la squadra mi piace perché sta giocando un bel calcio e sono molto in fiducia. Cioè, non ci si è provato, fine il risultato è andato bene. Cioè, primo tempo bene, secondo tempo un po' peggio, però siamo contenti del risultato. Secondo si è un po' continuato a tenere il risultato, alla fine è andata bene, loro non hanno attaccato più di tanto, bene per il risultato. Una bella partita, ho giocato bene, niente, sono contento. Oggi abbiamo giocato bene, infatti abbiamo vinto 4-0 e quindi sono contento. Questa qui è una partita importante se si voleva arrivare tra i primi della classifica, quindi sono contento. L'importante era vincere per... Ora ci aspettano 2 partite piuttosto, l'importante era arrivare carichi a queste partite. E, indipendentemente da come abbiamo giocato, l'importante era fare bene sia come prova e sia come risultato, e questo è successo. Chi l'ha fatto gol? Infatti 2 Patrizi, uno io e... Matteo Rossi. Il difensore centrale Matteo Rossi, doppietta di Parrizzi e un gol di Scapigliati. Uno su calcio d'angolo, un bello stacco di testa, e uno a porta vuota, anzi 2. E uno da quasi centrocampo, bello, che è il mio compagno di reparto, e poi basta. Non ho capito, però sì, era fallo in mano, ci stava comunque, non dai gol. Non lo so perché ero in panchina, quindi non la vedevo tanto bene, però l'arbitro decide, quindi dobbiamo dare ragione all'arbitro. Secondo me il fuorigioco non c'era, però non si può dire perché, cioè, io non so l'arbitro, non posso vederlo. Secondo te c'è stato qualche gol che potevano fare ma non è stato fatto per qualche... Sì, 2 gol, uno clamoroso di un mio compagno che è entrato nel secondo tempo a porta vuota, però comunque sono contento uguale perché hanno fatto una bella partita. 4-5 gol sono uguali, sono sempre 3 punti. E nel primo tempo abbiamo avuto molte più occasioni, abbiamo sbagliato davanti, però alla fine bene per il risultato.
Diciamo di sì, cioè dai centrocampisti potevano fare più gol con palla indietro, tirando, potevano segnare, però è andata bene, già 4 gol sono tanti, quindi è andata bene. La squadra avversaria chi era, come ha giocato? Luigi Meroni, hanno fatto una buona partita, al primo tempo siamo riusciti più a dominarli, secondo sono affacciati più nella nostra metà campo, però insomma abbiamo contenuti bene. Il loro intento era quello di difendersi prevalentemente e provare a ripartire e siamo stati in primo tempo bravi a chiudere subito la partita con 4 gol di vantaggio, poi è stato molto più facile nel secondo tempo gestirla. E come ti è sembrata come squadra? Un po' disorganizzati, un po' disattenti, non erano granché. Gli avversari non erano tanto forti, però ci hanno comunque, si sono sempre impegnati. Non era tanto forte, però si sono impegnati, qualche volta ci hanno messo anche in difficoltà. Tipo qualche azione che hanno fatto che vi ha messo in difficoltà? Quando hanno iniziato a girare palla veloce abbiamo accusato un po' e niente. C'è una squadra con cui vi sentite più in competizione, tipo come fosse un derby? Con i Chiusi. Perché? Perché anche geograficamente siamo molto vicini come paesi. E anche l'altra volta infatti si è visto che è sentito come un derby. Gioca bene, fa parecchie azioni, gioca bene a calcio, palla a terra. Comunque è una bella squadra, sì. No, derby no, perché non ci sono tante partite vicine, però insomma la prima e la seconda in classifica sono partite piuttosto cui cerchiamo di dare il meglio, perché insomma il livello è più alto. Sono San Gimignano, Colligiana, che è a pari punti poi col Mazzola, Val d'Arbi, e ci si gioca domenica.
stata una bella partita, si sono impegnati, il primo tempo abbiamo chiuso, risultato, poi abbiamo fatto giocare tutta come è giusto che sia, si sono divertiti tutti e il risultato giusto questo. La vittoria di oggi dovremmo essere o secondi o terzi, perché c'è un discorso che il Fogliano B è fuori classifica, quindi noi abbiamo già perso 3 punti che loro non portano in classifica, quindi bisogna vedere oggi i risultati di oggi. Stiamo inseguendo, abbiamo regalato qualche punto all'inizio, ora però, ecco, come ripeto, vedo la squadra abbastanza, siamo in un buon momento, stiamo giocando un buon calcio, i risultati ci stanno dando ragione, i ragazzi sono in fiducia e speriamo di proseguire così. La squadra, dai, è un 8, diamo io un 8, perché dobbiamo ancora migliorare. Un 7, dai. Secondo tempo un po' peggio, però il primo tempo bene. Un bel 8, 8 e mezzo. È migliorabile un po' il gioco, da velocizzarci un po' di più, andare più sulle fasce e basta.